Ciao a tutti e benvenuti, come state? Spero tutto bene. Oggi condivido con voi la ricetta dei miei biscotti alla cannella, i Cinnamon Rolls Cookies. Sì, se ve lo state chiedendo, sono esattamente la versione biscotto dei famosissimi Cinnamon Rolls. Cosa dico? Straordinario. Ideali per le colazioni e le merende e perfetti per il periodo natalizio, questi deliziosi biscotti friabili e profumatissimi si possono realizzare in due versioni, quella classica al burro oppure quella con l'olio di semi. In entrambi i casi questi biscotti sono incredibilmente facili e veloci da realizzare grazie al metodo di preparazione salvatempo e assai, curioso, che vi mostrerò fra un attimo e che si chiama slice and bake, ovvero a fetta e in forna. Come sempre durante la preparazione passo passo vi svelerò i miei segreti e trucchi che rendono questa ricetta infallibile e insieme senza alcuna fatica e non batter d'occhio sforneremo due teglie cariche di questi incantevoli biscotti alla cannella, per cui direi di iniziare subito con la ricetta. Come prima cosa, in una ciotola capiente rompo un uovo biologico di gallina felice al quale aggiungo 100 g di zucchero bianco classico semolato. Con una frusta o una forchetta lavoro i due ingredienti per un minuto fino a che il composto risulterà omogeneo e leggermente montato. È il momento di aggiungere il burro a pomata, 150 g, che ho ammorbidito dolcemente in microonde. Se preferite potete renderlo di questa consistenza anche a bagnomaria, oppure lasciandolo riposare 2 o 3 ore a temperatura ambiente. Ora che è inverno lo metto vicino al calorifero e in un'oretta è pronto. Insomma, l'importante è che sia morbidissimo. Come vi ho anticipato potrete sostituire il burro con 90 g del vostro olio di semi preferito, girasole, mais, arachidi, vanno tutti benissimo, mantenendo invariate le dosi di tutti gli altri ingredienti che come sempre trovate scritte qui sotto nell'info box. Torniamo a noi. Aromatizzo il composto aggiungendo un cucchiaino di estratto di vaniglia fatto in casa, in alternativa mezza bustina di vanillina, e un quartino di scorza di limone non trattato per dare ai biscotti quel tocco agrumato di pasticceria ma leggero e delicato, poco poco. Due giri di spatola per unire il tutto ed è il momento delle polveri. Al composto unisco 290 g di farina 00 in due volte, per cui prima metà, così ecco la divido a occhio, non serve essere fiscali, e usando una spatola o un cucchiaio lavoro per bene il composto e solo quando tutta la farina sarà stata assorbita aggiungo l'altra metà, alla quale unisco poco pochissimo lievito per dolci. Se come me avete questi adorabili dosatori americani che io amo alla follia, dovrete misurare un quarto di cucchiaino di lievito, il più piccolino, diversamente potrete misurare a occhio la punta di un cucchiaino classico da caffè. Ma torniamo alla ricetta. Sempre con la spatola, evitando il più possibile di usare le mani, lavoro il composto fino a che si formerà una palla. A questo punto la posiziono su un foglio di carta forno e la modello delicatamente, velocemente, insomma dandole una forma più o meno rettangolare, e passiamo al mattarello. Per stenderla senza fatica in modo omogeneo, nel senso tutta dello stesso spessore, uso questi elastici in gomma che trovo molto comodi e anche molto carini. Sono generalmente venduti in set da 4 coppie che hanno diversi spessori. Per questi biscotti scelgo questi verdi che hanno uno spessore di mezzo centimetro. Li posiziono alle due estremità del mattarello e sono pronta per stendere la pasta. Ah ecco, canovaccio per non far scivolare la carta forno sul tavolo e vai col tango. Ora che gli elastici toccano praticamente il tavolo, la pasta è perfettamente stesa, tutta dello stesso spessore di mezzo centimetro. Per darvi un riferimento in più, la mia pasta, adesso così stesa, misura 24 cm x 30 circa. È il momento della farcitura alla cannella, niente di più semplice. Per realizzare ci servono 20 g di burro fuso riportato a temperatura ambiente, quindi non deve essere bollente, 15 g di zucchero, molto meglio se di canna, in alternativa potete usare quello bianco, al quale aggiungo la cannella in polvere. Se come me siete amanti della cannella potrete osare e metterne 2 cucchiaini per una farcitura super intensa e profumata. Se invece volete qualcosa di più delicato vi consiglio di scendere a un cucchiaino. Procedo distribuendo il burro fuso su tutta la superficie della pasta e ora spolverizzo il tutto in modo uniforme con lo zucchero aromatizzato alla cannella. Ora procedo arrotolandolo, fatto una crasi. Dicevo, arrotolo su se stesso il lato più corto, il più stretto possibile, e concludo sigillando la pasta, passaggio fondamentale, picchiettando delicatamente in modo da chiudere bene il rotolo, anche un po' così alle due estremità. Lo avvolgo nella sua carta forno e lo lascio riposare. La durata del riposo dell'impasto dipende dal tempo che abbiamo a disposizione, ovvero la ricetta tradizionale prevede il riposo in frigorifero di almeno un'ora, ma la buona notizia
notizia è che se siete di fretta potrete mettere l'impasto a riposare in freezer per mezz'ora, dimezzando così i tempi di attesa. Quindi abbiamo detto riposo minimo in frigorifero è di un'ora, massimo invece è di 2 giorni, il che significa che potrete preparare in anticipo questo impasto, che è sempre una grande comodità, toglierlo dal frigorifero e senza attesa direttamente utilizzarlo e infornare i biscotti. Ok, passato il tempo di riposo, ecco qui il rotolo è pronto per essere letteralmente affettato, per cui con un coltello bello affilato procedo e lo taglio a fette dello spessore di 1 centimetro. Trovo che lo spessore ideale sia tra 0,5 centimetro e 1 centimetro, perché se tagliati più sottili tendono poi in forno durante la cottura a seccarsi troppo. Se invece si tagliano più spessi, per il mio gusto personale, risultano un po' troppo pesanti. Man mano che li taglio, delicatamente li posiziono su una teglia ricoperta con carta forno, distanziandoli tra loro di circa 3 centimetri, perché anche se di poco, durante la cottura si allargheranno. Ok, siamo pronti per infornare i biscotti a 170 gradi, forno statico, ripiano centrale per 12-14 minuti. Il tempo ovviamente varia in base alle performance del vostro forno, come sappiamo ogni forno cuoce a modo suo, quindi teneteli d'occhio soprattutto negli ultimi minuti di cottura e sfornateli quando cominceranno a essere leggermente dorati sui bordi. Non aspettate oltre perché sennò poi diventano troppo secchi. Li lascio raffreddare completamente e a questo punto i biscotti sono pronti. Questi deliziosi biscotti alla cannella si possono servire così come sono, o se preferite potrete decorarli con della glassa semplice, ghiaccia in verità, che ho realizzato unendo 3 cucchiaini colmi di zucchero a velo vanigliato e mezzo cucchiaino di acqua. Con una sac à poche, alla quale ho tagliato la punta piccola piccola, ho quindi abbellito ulteriormente i biscotti facendo questa semplice decorazione a zig zag che è proprio tipica di questi biscotti. Con queste dosi si ottengono circa 25-30 biscotti alla cannella. Ultima cosa, questi biscotti si conservano in un contenitore ermetico fino a 3 giorni per la versione al burro e fino a 5 giorni per quelli all'olio. Bene, spero tanto che questi biscotti alla cannella vi siano piaciuti. Come sempre vi ringrazio per la compagnia, noi ci vediamo in occasione del prossimo video, nel frattempo ci sentiamo su Instagram, vi mando un grande abbraccio, buon Natale, ciao!